Per me è un'esclusiva perché accendo un faro su tante donne, quindi la sento come un'esclusiva. Su donne che magari sono nascoste, che hanno paura, che hanno mal di vivere, che si nascondono, che mettono la testa sotto al cuscino, che soffrono di forti depressioni, che sono entrate e uscite da strutture psichiatriche. Che magari anche pagare una bolletta, come dicevo prima, è difficile, però è molto importante raccontarle nella società, perché poi mi è capitato anche di raccontare altri tipi di personaggi, mi sono anche divertita, però poi mi piace, per me anche grazie a questo film sto qui parlandone. Spesso si ha paura appunto della diversità, invece mi piace raccontarla, perché quando poi io faccio questo, per esempio, ho fatto questo film, io mi sono divertita, non è che ero lì attaccata alla tenda che stavo, io mi divertivo, un regista ne parlava, come vogliamo fare, la facciamo girare su se stessa, che peculiarità vogliamo dare a questa donna, quindi anche una ricerca. E la sento un'esclusiva ed è un faro verso questo mondo, che è un po' il nostro mondo, il mondo delle donne, che spesso hanno degli alti e bassi. Le donne, sai, intanto abbiamo dei svarioni, abbiamo dei momenti di buio, abbiamo dei momenti diversi in qualche modo legati ai rapporti umani. Quindi mi piace raccontare le donne e le debolezze umane per accendere un faro e farle sentire delle regine. Lui. Allora, l'attore che mi piacerebbe lavorare è Song Gang-ho. L'ha detto benissimo, benissimo. Che altro vuole? Sì, devo dire seconda fila. E comunque scusi, l'eroine non mi sono mai piaciute, in generale. Ma qualcosa mi è venuto in mente adesso. Prego. No, non la sentiamo. Proviamo, forse l'ha spento inavvertitamente. Dovrei averlo sentito. Ora la sentiamo. Buon pomeriggio innanzitutto. Grazie. Parlavamo prima di questa capacità diversa di stare al mondo, che io credo ci sia, non dico in tutti i suoi personaggi, ma quantomeno in molti. Non so, penso alla pazza gioia, alla tenerezza di Gianni Amelio, che ho visto credo almeno 4-5 volte. Quanto c'è in lei di questi personaggi? C'è la malinconia, io sono molto malinconica. La malinconia è una cosa bella però. A recitare una parte del genere, cioè, è pesante. C'era tensione, guarda, il giorno del film uscito, non lo spoilero niente, come l'hanno visto. Allora, il giorno del cimitero era pesante perché comunque poi io giro spesso con bambini piccoli, quindi è un altro regalo che mi fanno i registi perché i bambini proprio, li stai a guardare per quanto sono spontanei, per quanto già in qualche modo sono attori, e allo stesso tempo bisogna anche proteggerli da questo mestiere, no? Cioè, bisogna farglielo fare, altrimenti non ci sarebbero i bambini al cinema, proteggerli anche perché. E io mi ero molto affezionata a questi due bambini, che sono due fratelli veramente nella vita, e questa bambina, poi tra l'altro, che nel film muore, è una bambina dolcissima, tenerezza, una bambina gracile, ma con uno sguardo, io che sguardo felino, un po' erbivoro, anzi, da cerbiatto, e quando
L'ho vista lì, ho detto, Madonna mia, perché gli ho detto, che ci tocca fare? Ma pure quando sono andata a fare la scena finale, che c'era che vedevo solo il bambino, non l'abbiamo girato l'ultimo giorno, non riuscivo a girarla, mi ho iniziato a piangere così all'improvviso, mi ho detto, ma non ce la faccio, chiama un'altra, ma al volo, fagliela fare, perché veramente lì ho sofferto tanto, ho proposto di chiamare, però poi ho detto, no, lo difetto. E poi quando abbiamo festeggiato la fine del film, io vorrei tanto che trovassero questo video, ma non lo so, e lo finisce perché ho girato tutte le scene, i bambini, quelli sul set, stavano tutti bene, perché comunque un po' di angoscia, si sta ripreso e ti fai risate. Ho preso questo spumante, prosecco, così a fine film, loro tranquilli, sono tutti le mascherine ovviamente, perché a un punto ero lì calma, piangevo, gli ho fatto uno scherzo, l'ho un po' shakerato, oh, gli ho saputo, gli faccio, eccolo, mia figlia è una oggi, vai l'allegria, e poi me l'ho tutto tirato in testa, lo sa, sta finito. Ah, comunque è vero che speravamo, aspettavamo nella prima parte, però certi momenti sono comunque complicati, ecco.